Cari amici, mi perdonerete se vi comunico qualche idea un po' sparsa, qua e là, senza un vero e proprio filo logico. Intendo parlarvi ex abundantia cordis, ecco, semplicemente trasmettendovi quello che porto dentro e che è materia di riflessione in questi giorni veramente drammatici, veramente drammatici. Tutto parte da un confronto con un figlio spirituale di Padre Pio. Quando dico figlio spirituale di Padre Pio, cari amici, io non parlo in senso lato, in senso generale, quasi questi figli spirituali di Padre Pio fossero delle persone devote a Padre Pio. In questo senso tutti lo saremmo, siamo tutti devoti di Padre Pio. Io intendo persone che hanno frequentato Padre Pio. Ecco, quindi persone che hanno tanto da dirci, tanto da insegnarci, perché trasmettono un modello di vita cristiana, una spiritualità rocciosa, solida, che è un baluardo di protezione in questo tempo di confusione di idee e predominio di ladri, come diceva Padre Pio, confusione di idee e predominio di ladri. Questi figli spirituali ancora oggi tra noi, ma non sappiamo fino a quanto, certo non tanto, non sono Matusalemme, hanno già i loro 70 o anche più anni, e quindi è veramente un'immensa grazia che ci sia ancora questo canale di trasmissione con Padre Pio, che significa veramente tutto. Padre Pio significa riassumere in sé il vero cristianesimo. E quindi è importante anche quello che hanno da dirci, perché spesso raccolgono delle testimonianze inedite, delle parole di Padre Pio lapidarie, come al solito Padre Pio non è uno che si dilungava, è uno che diceva poche frasette, ma come pugnali, come lance, come frecce appuntite. Ebbene, stavo riflettendo e non potevo non riflettere profondamente su una di queste che mi è stata detta, perché è veramente impressionante. Impressionante, io cercavo di capire in che modo potesse intendersi. Io la risposta non ce l'ho, ma provo qui a condividere con voi qualche idea. E poi lo Spirito Santo farà il resto, trasmettendo a ciascuno di noi quelle luci di cui più abbiamo bisogno per poter capire ciò che ci serve in questo momento. Padre Pio diceva: nel tempo che verrà, i demoni si incorporeranno negli uomini dall'infanzia all'età matura, si incorporeranno negli uomini. Cioè, questa cosa mi ha veramente scioccato. Sicuramente, se volessimo parlare con tutto il rigore teologico, cosa che in questo momento non è che veramente ci serve, ma se comunque volessimo parlare con tutto il rigore teologico, questa espressione di Padre Pio sarebbe con ogni evidenza un'iperbole. Cioè una vera e propria esagerazione di un concetto fino all'inverosimile, perché teologicamente parlando, evidentemente vi è stato solamente una volta il miracolo dell'incarnazione, cioè una sola volta una persona ha potuto unire in modo non confuso, distinto, due nature in sé. In questo caso abbiamo il miracolo di Gesù Cristo, Verbo incarnato. Basta, la storia, la fede non ci attesta altri miracoli del genere. Evidentemente, quindi, il fatto che si incarneranno, i demoni si incarneranno gli uomini, addirittura dall'età infantile, dall'infanzia fino all'età adulta, impressionante questa parola di Padre Pio, vuol dire che ci sarà un trionfo del male tale che prenderà tutti, senza distinzione. E questa è una cosa che in effetti noi lo vediamo. Cioè i ragazzini, i bambini che commettono i peccati delle empietà che un tempo si sarebbero magari potuti compiere a 30 anni, 40 anni, 50 anni e sarebbero stati comunque abominevoli e impensabili. C'è veramente una padronanza del principe di questo mondo, di questa generazione, che fa impressione. Quindi è un'iperbole, ma è un'iperbole che ci dice una grande verità. I demoni si incarneranno. Allora, l'attualità, quindi non parliamo del futuro, parliamo proprio dell'attualità, ci dimostra che queste parole di Padre Pio si sono già avverate. I prossimi mesi, i prossimi anni potranno rendere sempre più perfetta questa profezia, questa predizione, ma in realtà già lo vediamo. Io perdonatemi la considerazione veramente infantile, banale, ma
tanto non lo è perché nostro Signore diceva che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Cioè vedere anche attraverso lo schermo delle persone che in questo momento hanno il palcoscenico, perché o sono persone di spettacolo, insomma che hanno comunque un influsso a livello mediatico, addirittura sono persone che governano, che stanno al governo, che in qualche modo hanno a che fare con il governo, il controllo del mondo, cioè vedere quelle facce, quegli occhi mi fa paura, mi fa paura. Cioè veramente sono occhi del male, cioè traspare tutta la realtà malefica, tenebrosa che abita questi uomini. E allora proprio in questa considerazione banale non può che non tornarmi alla mente sovente questa parola di Padre Pio, incredibile. E allora si spiega quello che stiamo vivendo, quello che sta avvenendo, si spiega ad esempio una parola impressionante di Gesù. Negli anni 40 parlava Maria Valtorta e diceva: la crescita degli uomini nel male è impressionante, eccolo qui, fra poco, i tempi di Dio per noi sono misteriosi, non possiamo sapere, sono 50, 100 anni, ma comunque fra poco non significa fra tanto, è evidente, si sarà raggiunta l'età piena in cui il maligno non avrà più nulla da insegnarci. In che senso? Nel senso che gli uomini avranno già preso tutta l'arte del male. Allora, continua il Signore, l'inferno si riverserà sulla terra e partorirà il suo figlio maledetto, l'Anticristo. I precursori dell'Anticristo stanno compiendo in suo nome l'opera preparatoria della desolazione, nascondendo la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, riducendo la Santa Messa a banchetto rituale e commemorazione. Allora, questo motus in fine velocior noi lo stiamo vedendo. Cioè tutto prende una direzione abissale con una rapidità impressionante, tanto che a noi ci sfugge, anche le persone un po' più addentro alla spiritualità, alle cose di fede, che vedono chiaramente quello che avviene, hanno quasi un senso di vertigine, cioè le vertigini, cioè ci si sente come portati a una velocità impressionante da un posto all'altro e chiaramente la sensazione è quella di sbandamento. Ecco perché si capisce che un'altra parola profetica della Madonna a Bruno Cornacchiola, il veggente delle Tre Fontane: i tempi che verranno saranno tali che persino gli eletti senza una grazia speciale sosterranno nel dubbio, cioè saranno sbandati, afferrati, presi, colpiti qualora non ci sia una grazia specialissima per sostenerli. E questo fa pensare proprio al Getsemani, fa pensare al Giovedì Santo, cioè gli apostoli, veramente, che sono il corpo scelto di Cristo per la fondazione della sua Chiesa, della sua santa opera, i dodici su cui Gesù avrebbe dovuto e potuto contare, si sono dispersi, sono scappati, sono fuggiti, non erano più loro stessi. E questo lo si capisce che non era una cosa veramente colpevole dal fatto che Gesù molto misericordiosamente li ha poi raccolti dopo la risurrezione, li ha confermati, perché veramente è stato un attacco terrificante del male. Fratelli, noi siamo in questo momento, dopo 2000 anni, noi ci troviamo in questa passione della Chiesa che ricopia in modo perfetto, anche se misterioso, non è facile capire tutto, ma ricopia in modo perfetto quella terrificante passione del Signore. Allora Padre Pio diceva anche altre cose degne di nota. Non vorrei essere nei figli dei vostri figli. Prego il Signore che non mi faccia assistere a quello che dovrà accadere. Ma vi rendete conto che parole? Non vorrei essere nei figli dei vostri figli. Quindi Padre Pio ha dato anche una delimitazione temporale. Non sta parlando di un futuro generico. Chissà quando avverrà tutto questo. I figli dei vostri figli è la nostra generazione, fratelli e sorelle. E quell'altra parola impressionante: i figli non avranno lacrime per piangere gli errori dei genitori. Quindi stiamo sempre in una dimensione di figli e genitori, cioè questa generazione sta vedendo tutto quello che è stato predetto. A me fa impressione vedere la realizzazione puntualissima delle profezie. Parlo di queste grandi profezie, di questi grandi uomini di Dio. È veramente impressionante. Allora io non voglio incutere timore, anzi io veramente ho deciso di fare questo breve messaggio semplicemente per infondere speranza. E mi direte: dove sta la speranza? Ci sta dicendo tutte cose, diciamo, paurose, tutte cose che fanno venire i brividi. Ma questa è solo la prima parte. La seconda parte è che se è vero che queste predizioni si avverano tutte, se è vero quindi che
questo aspetto negativo delle predizioni lo vediamo sotto gli occhi, e allora non ci stupisce anche questa corsa verso delle cose che a noi sembravano fantascienza fino a pochi anni fa e adesso sono attualità, sono cronaca. Addirittura si parla di microchip, ma non come qualcosa di chissà quando verrà e se verrà, ma qualcosa che tra qualche mese ce lo potremmo ritrovare. Cioè, fratelli miei, siamo in una situazione veramente incredibile. Però le profezie mariane e non mariane ci parlano anche di altro, ci dicono anche che c'è un versante, diciamo, di consolazione. A parte il trionfo del cuore immacolato che verrà dopo questa parentesi drammatica di sofferenza, di purificazione, che prevede anche la persecuzione dei giusti, fratelli, perché dappertutto viene paventato il rischio, e anche non solo il rischio ipotetico, ma in realtà qualcosa che dovrà accadere, una persecuzione contro i giusti. Tutte le epoche storiche ce le hanno avuti, del resto è normale umano avere paura, però neppure dobbiamo fossilizzarci in questa paura. Ricordiamoci che la grazia di Dio onnipotente si ha sostenuto i martiri del passato in sofferenze incredibili, perché non potrebbe, non dovrebbe sostenere anche noi? Quindi non dobbiamo stare lì ad annegare nelle paure, nelle preoccupazioni, perché la grazia di Dio onnipotente, omnia possum in eo qui me confortat, dice San Paolo, io posso tutto in colui che mi dà forza. E San Massimiliano Kolbe aggiungeva una nota mariana bellissima: omnia possum in eo qui me confortat per immaculatam, attraverso l'Immacolata, attraverso Maria, perché lei è la mediatrice di tutte le grazie, quindi anche la grazia della perseveranza, anche la grazia della unione dei giusti in questi tempi terrificanti. Perché l'unione dei giusti? Pochi giorni fa è stato lanciato un appello in cui hanno firmato, si parte insomma dai cardinali e si arriva agli uomini di buona volontà. Ripeto, si parte dai cardinali, tra cui i cardinali Zen, Müller, ci sono vescovi come Monsignor Schneider, lo stesso Viganò, ci sono sacerdoti, ci sono semplici fedeli, ci sono persone di cultura e ci sono persone di buona volontà. Questo mi ha molto colpito, persone non cattoliche, ma che in questo momento si stanno schierando dalla parte della verità, e tutti coloro che onorano la verità, che la difendono, in qualche modo onorano Gesù Cristo. Perché in realtà ogni verità ci conduce alla verità con la V maiuscola, che è Gesù Cristo. E allora è stato, io penso, profetico anche questo, che questo appello sia stato rivolto non solo ai cattolici, ma un appello a tutti, perché oggi c'è bisogno di unire le forze tra tutti coloro che vogliono, amano la verità, la difendono, sono disposti anche a soffrire pur di non far trionfare il male, l'errore. E questo è un bel segno dei tempi. Cosa dobbiamo fare in questo scenario che brevemente ho delineato attraverso delle frasi di Padre Pio, che sono tutto un programma? Allora dobbiamo ricordarci, partiamo da Fatima. A me piace sempre partire da Fatima perché è la pietra miliare delle apparizioni mariane. Nell'intervista famosa su Lucia nel 1957, rilasciata nel convento di Coimbra al padre Augustin Fuentes, diceva che gli ultimi rimedi sono la devozione al cuore immacolato e la preghiera del Santo Rosario unita ai nostri sacrifici. Allora qui ci sono tre parole chiave: consacrazione, rosario e sacrifici. La consacrazione è quello che dobbiamo fare, fratelli. Magari un tempo San Luigi poteva dire che la consacrazione era un segreto per pochi. Da Fatima in poi la consacrazione viene chiesta a tutti. Perché? Perché i tempi sono molto più drammatici di quelli del Settecento in cui scriveva San Luigi. Sono così drammatici che la consacrazione deve essere un mezzo di salvezza. Tutti dobbiamo farla. E qualcuno mi dirà: non sono pronto, è impegnativa, perché comunque comporta un accrescimento della vita cristiana, un miglioramento, qualche impegno in più. Ma fratelli miei, non è più tempo di rimanere in un anonimato spirituale, in un anonimato cristiano, è tempo di darci dentro, perché quelli che rimangono superficiali saranno travolti, perché l'azione del male è dirompente e quindi abbiamo bisogno veramente, dice il libro del Coelet, c'è un tempo per distruggere, un tempo per costruire, un tempo per ridere, un tempo per piangere, cioè la legge dei tempi, non tutti i tempi sono uguali, i nostri tempi sono tristi. E voi mi dite: sei pessimista, Fra Pietro? No, Padre Pio lo diceva. Padre Pio non era pessimista, era un santo e un profeta. Sono tempi tristi in cui ci dobbiamo dare dentro. E allora consacrarsi alla Madonna. Troverete il link a un corso che ho messo a disposizione
per potersi preparare e consacrarsi alla Madonna, capendo che cos'è la consacrazione e cosa comporta. Io suggerisco di non lasciarsi sfuggire per questa occasione, perché questo è il momento più opportuno in assoluto per fare una cosa del genere. Poi il Santo Rosario, il rosario ogni giorno è un'ancora di salvezza. Suor Lucia diceva in quella stessa intervista: la Madonna mi ha detto, cioè, quindi qui c'è una rivelazione, che non esiste problema personale, individuale, comunitario, sociale, nazionale, ecclesiale, che non possa essere risolto dalla preghiera del rosario. Non c'è. Quindi noi dobbiamo credere a queste parole del cielo, che ci viene a presagire gli eventi calamitosi nei quali oramai ci siamo dentro per causa nostra, per colpa nostra, perché non abbiamo ascoltato il Signore, la Madonna, però ci viene anche a dare i rimedi. E poi abbiamo detto i nostri sacrifici. Però io voglio dire una cosa: i nostri sacrifici, alcuni si spaventano, dice dobbiamo fare altri sacrifici, qua già è tutta una sofferenza la vita. Ma certo che no. I sacrifici aggiuntivi possono essere fatti da coloro che sentono una speciale ispirazione e hanno una grazia per poter fare queste cose in più. Ma evidentemente il Signore gradisce molto l'offerta della nostra vita. Cioè, vi rendete conto che cosa significa trovarsi in tempi anticristici in cui si paventa la possibilità, in effetti, della realizzazione di quelle parole dell'Apocalisse, in cui senza il marchio della bestia non si potrà comprare, vendere. Non stiamo ancora a quel punto, ma forse siamo vicini, e in ogni caso già vediamo che coloro che sono semplicemente buoni e giusti in questo mondo soffrono atrocemente discriminazioni, ingiustizie, cioè sono vessazioni diaboliche, perché il demonio agisce attraverso gli uomini di cui, diciamo, in cui si è come incorporato, quindi è il demonio che vessa le anime buone. Questa è un'immensa sofferenza, l'immensa sofferenza dei figli, che dove li mandiamo a scuola, perché è sempre più difficile poter dare a questi figli un'educazione sana, un'educazione alternativa, libera dall'ideologia sempre più aggressiva, la sofferenza di vedersi talvolta persone anche con qualità, capaci, che però a causa di tutte queste disgrazie, di queste ingiustizie, hanno la preoccupazione di cosa far mangiare ai miei figli, alla mia famiglia, e la preoccupazione del lavoro, come andrà, come non andrà, perché va tutto a rotoli. Queste sono immense sofferenze, fratelli miei, quindi valorizzare queste, nel senso che sapere che Dio non le vuole in sé, ma le permette perché noi possiamo offrire questo martirio e volarcene in cielo. Offrire questo martirio e salvare tante anime, il Signore lo permette, ma ci sostiene. Offriamo queste, e questi sono quei sacrifici che possono sconfiggere Satana e far venire il trionfo del cuore immacolato. A questo, diciamo, quadro di Fatima io vorrei aggiungere quello di Anguera. Ad Anguera viene detto sostanzialmente ciò che viene detto a Fatima, ma si sottolinea un aspetto che a me ha sempre colpito tantissimo e su cui rifletto sempre e sempre e sempre di più, perché lo trovo straordinariamente aderente alle necessità di oggi. Si parla della difesa della verità, di professare la verità, di aderire alla verità. Il tema di testimoniare e difendere la verità è un tema forte dei messaggi di Anguera. Un tema pregnante. Si chiede la coraggiosa testimonianza in favore della verità e della fede. La Madonna chiede ai suoi figli fedeli non solo di rimanere, permanere nella verità, ma anche di testimoniarla. Ecco qui l'impegno apostolico, l'impegno a dire la verità pubblicamente, con franchezza, perché, come spesso dice lei, il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio. Questa parola è terrificante. Il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio. È un appello che non può non far profondamente riflettere tutti noi, e che, mentre chiama a un serio esame di coscienza, spinge anche ad uscire da un atteggiamento pavido, remissivo. Testimoniare con coraggio la fede oggi è, oltre che opera di giustizia verso Dio, anche un'eminente opera di carità verso il prossimo. Fratelli, c'è fame, sete di verità, c'è bisogno di verità molto più che del pane. Si accentua sempre molto i piccoli gesti di carità, l'aiuto al povero, un sorriso qui, una parola buona qui, ma figuriamoci, non è che non siano cose. Però perché non si sottolinea abbastanza questa immensa opera di carità, di, diciamo, riuscire a conoscere la verità con questo sforzo incredibile oggi, perché pure le fonti di informazione sono sempre più incontrollate, quindi già riuscire a conoscere la verità, difendersi dalle eresie e poterla trasmettere agli altri, un'opera immensa di carità. E così si forma il piccolo resto, è così che si compatta il piccolo resto, attraverso la verità.
Quindi questa immensa opera di carità ci deve vedere chiamati tutti in modi diversi, evidentemente, chi ha più capacità, chi ha certi ruoli, però tutti dobbiamo sentirci impegnati. Mai come al presente, le anime sono irretite nei lacci del principe della menzogna e hanno bisogno di chi faccia risuonare nelle loro orecchie la voce del verbo fatto carne, della verità con la V maiuscola e di quelle con le verità con la V minuscola, che sono tutte le verità che formano la trama delle nostre giornate quotidiane. Anche tutto quello che avviene, ad esempio, questa emergenza che stiamo vivendo, c'è bisogno di verità, fratelli, c'è bisogno di dircela. E cosa dice la Madonna d'Anguera? Un paio di messaggi per farvi capire il tenore. Non tiratevi indietro, il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio, coraggio, il Signore è la vostra vittoria, avanti nella verità. Messaggio del 30 gennaio 2017. E poi, cari figli, amate e difendete la verità. Il mio Gesù ha bisogno di uomini con il coraggio di Elia per difendere il sacro e allontanare il popolo dalla cecità spirituale. Messaggio del 6 aprile 2017. Non dimenticate, il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio. Avanti nella difesa della verità, coraggio. L'amore per la verità guiderà la Chiesa del mio Gesù alla vittoria. Quelli che seminano confusione saranno sconfitti, messaggio del 18 maggio 2017. Erano alcuni che ci avevo davanti agli occhi, ma quasi ogni messaggio parla di questo. Ecco, fratelli, io mi fermo qui. Quello che dovevo dire, ve l'ho detto proprio come un'opera di carità, appunto, cercare di trasmetterci queste informazioni, queste riflessioni per aiutarci a resistere in questi tempi dolorosi. Abbiamo l'avveramento delle profezie brutte, però ripeto, ci sono anche i mezzi di grazia che la Madonna ci dà, però impariamo a obbedire. Io dico impariamo, metto prima io in mezzo, il discorso è molto ampio, perché ogni volta che la Madonna ha chiesto qualcosa si cerca sempre di fare in modo diverso. Ad esempio, il discorso della consacrazione, non solo della Russia, ma anche la consacrazione in genere, no, consacrazione no, facciamo l'affidamento perché poi dopo si crea confusione. La Madonna ha chiesto di consacrarsi, punto, basta sempre a discutere. Dobbiamo recuperare quella semplicità dei bambini che ascoltano la voce del papà, della mamma, non stanno troppo a riflettere. È giusto sicuramente, mamma e papà che me l'hanno detto, dobbiamo farlo. Ecco, allora, cari amici, che veramente l'unione dei giusti sconfigga le trame malefiche di Satana, cioè l'unione dei giusti nella loro preghiera, nei loro sacrifici, nel loro amare, difendere e professare la verità, mettendo insieme anche questi uomini di buona volontà che in questo momento non sono cattolici, ma forse che proprio grazie al loro impegno alla verità riceveranno la grazia della conversione, uniamoci tutti in questa immensa battaglia perché ecco, i tempi predetti sono giunti. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.